dicevi, questo rapporto è nato anche da appunto un rapporto di amicizia che hai con Paolo, però forse in questo caso Paolo ti ha chiamato anche perché il film è impermeato su due protagoniste, tutte e due donne, e forse uno sguardo, una scrittura femminile poi poteva aiutare a rendere più intense e più credibili questi due personaggi, forse anche per questo. No, penso, Paolo dice sempre, diciamo, che scrivo come un uomo, non credo che sia stato proprio il cinema femminile, inteso in questo senso, è stato invece un mio interesse da sempre per il dissesto psichiatrico e per vari trascorsi personali e familiari, per cui sapeva che ero contigua a questa materia. Però volevo parlare ancora un po' bene di Paolo Verdi, scusate, perché non ci sente. Nel senso che lavorare con lui è veramente una cosa, un'esperienza bellissima, perché innanzitutto è molto forte, cosa che man mano che invecchio io invece la forza la perdo. Ci sono tantissimi modi per del mondo intorno per, come dire, darmi sempre una impalpabile svalutazione della mia persona. E questa cosa qui, diciamo, non riesco più a contrastarla come quando avevo 25 anni. E Paolo c'ha una forza immensa. E la forza senza l'arroganza. E perché è veramente, veramente una persona democratica. Quindi stare vicino a lui, così, stare vicino a un grande artista che sa spaccare i muri eppure non ha mai vanagloria di farlo. E io lo osservo quando lui non vede che lo sto osservando e vedo questa sua grande capacità, perché per essere degli artisti bisogna avere una forza che voi non vi potete nemmeno immaginare, e quanto questa cosa mi mette in ammirazione di lui, quanto è forte e quanto non si approfitta mai della sua forza verso i deboli. Dopo aver visto il film, l'impressione è che voi abbiate voluto scrivere il film avendo fin dall'inizio molto chiaro chi erano le due protagoniste, perché i due personaggi sono talmente, come dire, appiccicati a Michela Ramazzotti da una parte, a Valeria Bruni Tedeschi dall'altra, che mi fa pensare che appunto in questo caso, contrariamente a quanto accade molte volte, già nel momento della scrittura erano già state scelte gli interpreti, è così? Beh, sì, nel senso che proprio l'idea del film a Paolo è venuta un giorno che Micaela è andata a trovarlo sul set del Capitale Umano e ha visto un attimo nel buio Valeria e Micaela che chiacchieravano. Quindi proprio la prima idea, l'annuncio del film è stata un'immagine che Paolo ha visto di queste due attrici e su queste ha sviluppato un'idea. Quello che voglio dire però di queste due straordinarie attrici, che sono innanzitutto due attrici, cioè Valeria Bruni Tedeschi, che io non so se voi avete visto La pazza gioia o conoscete, cioè è un'attrice che hai sempre l'idea che lei sia così. Poi ce l'ha confessato anche in un incontro qui. No, lei è anche così, però io lo posso dire da osservatrice esterna, cioè nemmeno, diciamo, con il ruolo del regista, ma da persona che ha lavorato, che conosce i meandri reconditi del testo. È la più grande servitrice del testo che io ho mai sperimentato in vita mia. Cioè si vede che viene dal teatro, da un grandissimo teatro che ha fatto anni e anni di teatro in Francia con Chéreau, che è comunque un genio, era un genio, ed è una che riesce ad attirare tutto a se stessa, ma mai, come dire, a sporcare la semplicità della battuta ed è incredibile che, come dire, abbia portato a una tale spontaneità delle battute invece molto scritte. E uguale è Micaela. Micaela è una grande attrice,
cioè una che è dimagrita non so quanto tempo, come De Niro, quanti chili per questo film, si è impegnata, siamo andate insieme ai centri di igiene mentale e ha fatto un grande lavoro. Poi si pensa di lei che lei sia sempre quella cosa lì, ma in realtà gli attori, i bravi attori, sono innanzitutto attori. Poi questo non toglie che non riescano a travasare tutto loro stessi, però sono due attrici che hanno un'altissima, altissima capacità tecnica. Io lo dico sempre agli spettatori, è una cosa che non si vede, ma la grandiosità è che non si vede.